pascolava il gregge nella campagna vicino a Sciacca. Per ammazzare il tempo, scavava figure e volti umani nella radice d'olivo, un talento naturale. Dalle opere dello scultore siciliano traspare tutto il candore di un artista cresciuto in solitudine, lontano da mode e sperimentalismi. Ecco qua. Il primo elogio che gli si può fare è di essere passato indenne attraverso il liceo e l'accademia. Il suo rivivere la storia della scultura è nativo, immediato, senza filtri o schemi. Ho fatto l'elementare, normale, come tutte, solo che mentre frequentavo la quarta elementare acconsentì alla proposta del mio padre che anch'io terminasse, interrompessi gli studi e rimanesse in campagna. Se tu mi dici che possiamo prendere paletti, domani li ordiniamo. Certo, è violenta purtroppo. Con il potenziometro possiamo. Centrata. Però più in qua, è Alessandro, scusa. Sì. Ecco, circa così, vedi? Capisci? Va bene. Così, vedi, circa così. No, vabbè, le sistemiamo. Va bene. Ora vediamo qui con Fenicia che succede. Perfetto, Fenicia è perfetta. Fenicia è bellissima, guarda come viene fuori. Mette lì adesso l'angelo 3. Qui negli angeli, questo dovrebbe essere un po' da qui. No, scusa. Vedi, si vedono perfettamente. Sì, va bene. Magnifico, in maniera che sia tutto simmetrico, l'ombra anche così, e quindi verso l'alto. In maniera che l'uomo nel dito. Ecco, così. Questa dovrà essere. Va bene. Troveremo un modo di. Si può fare, benissimo. Va bene. Si può fare, risultano proprio. Ok, va bene. D'accordo. Lui doveva fare una mostra alla Tavolozza, che era una galleria gestita dalla mia prima moglie, e quindi io avevo, diciamo, una voce in capitolo nel presentare lui. Poi lui, le sue opere piacquero, perché io avevo individuato proprio il lato positivo di queste opere, mitologico, simbolico. Qui interruppe la quarta elementare e rimase qui per ben 9 anni, fino all'età di 18 anni. In questo periodo si era qui in una dimensione assolutamente arcaica. Allora non era come adesso, non c'erano mezzi meccanici, non c'erano macchine, non c'erano trattori, c'erano soltanto i muli con cui ci si muoveva, ci si spostava da un punto all'altro. Si conduceva una vita veramente molto arcaica, si dormiva in piccoli casolari, nei pagliai, nelle grotte. Qui per esempio in questa contrada, che è Contrada Raggio, c'è una sorta di piccola casetta addossata a una grotta, quindi per metà è grotta, per metà è casa. E si dormiva in questa casa, spesso pioveva nella casa perché c'erano tutte l'acqua che scolava dalla parete rocciosa, per cui spesso si era costretti a dormire con la gerata addosso, cioè con qualcosa di impermeabile, diciamo, all'acqua. E niente, in questo periodo è nata la mia passione per la scultura.
vabbè che già in partenza, già quando ero piccolino, quando ero nemmeno andavo alla scuola elementare, pare che, così mi raccontano i miei e le persone che mi conoscevano, pare che già io avesse particolare propensione al disegno, alla forma, eccetera. E quindi qui poi mi bizzarrì, perché trovavo della creta così nelle mulattiere e la modellavo, per cui costruivo piccole statuine, piccole cose, mi costruivo i giocattoli io stesso, ben intagliate, ben lavorate. E tutto questo portava a una... portava la gente che conosceva qui, che frequentavamo, la poca gente che si poteva frequentare, cioè i pastori, i confinanti, i contadini che passavano, mi vedevano fare questi oggetti e cercavano di influire verso mio padre affinché mi facesse studiare, mi facesse andare in città, a Palermo, non so, per poter appunto proseguire gli studi. La cosa fondamentale dell'impostazione che io do al programma è che devono lavorare appunto sulla figura umana, quindi classicamente intesa, nel senso che io rispetto ancora la tradizione dell'Accademia, dove si studia, dove studiano i canoni, dove studiano i rapporti, le regole. Deve abbozzare già il viso, a togliere, capisci? E lavora con tutte e due le mani. È importante abituarsi a lavorare in maniera non a fare una parte e poi l'altra, lavorare simmetricamente. Una volta che fai le cavità orbitali, poi ci mette la massa degli occhi, chiaramente. Io ho imparato così un punto per creare la struttura portante della testa. Altrettanto fai tu, vedi, tu vai spostando la creta. Quando hai tutta questa massa così, cosa fai? La sposti dove ce n'è in più e la metti dove ti manca. Vedi, qui manca e ce la mettiamo. E quindi per 9 anni si protrasse questa situazione in cui la gente stimolava sempre più mio padre a farmi studiare, mio padre si opponeva. Alla fine, dopo 6-7 anni che io ero già qui, si convinse a farmi studiare, ma a metà, nel senso che di giorno pascolavo il gregge e la sera con la mula, dopo 2 ore di viaggio, andavo in paese presso un professore, un bravissimo professore, che mi insegnava un po' di tutto, dal francese al latino, all'italiano, alla matematica, un po' di tutto, mi preparava da esterno. Difatti poi a giugno davo gli esami, quindi in un primo anno di studio da esterno ho dato gli esami di quarta e quinta elementare, quindi mi sono presa l'elementare praticamente, la licenza elementare. E in un secondo anno invece ho fatto prima e seconda media, sempre da esterno. Vabbè, mettiamo un po' però, non è che cazzo. Casualmente venne a Caltabellotta un signore che gestiva un'azienda, una ditta di costruzione di opere monumentali, infatti si chiamava ICOM, Impresa Costruzione Opere Monumentali, che lavoravano presso il cimitero Santo Spirito di Palermo, che è un cimitero monumentale dove ci sono molte opere importanti, di autori importanti, quali Basile, Rutelli, architetti e scultori importanti tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Questo signore, avendo visto le mie statuine, diciamo, che io producevo così
in modo naif, e le apprezzò moltissimo e propose a mio padre di farmi andare a Palermo un mese, due mesetti così da lui per vedere come si lavorava in questa ditta. E così fu, si era in estate per fortuna, dove in cui non c'è molto da fare, diciamo, nell'ambito della pastorizia, è un periodo di riposo rispetto a tutto il periodo dell'anno. E mio padre consentì a che io andassi a Palermo. Sono rimasto un mesetto circa lì, nei primi di settembre sono dovuto tornare qui in paese e quindi in campagna, perché bisognava riprendere il ciclo della pastorizia. E però che era successo? Che questo signore scoprì che io in effetti, una volta arrivato a Palermo e avendo preso in mano gli scalpelli, quelli giusti, perché prima qui lavoravo col coltellino. Lui faceva delle sculture, a mio giudizio molto belle, che erano ricavate da tronchi che sembravano capigliature, avevano un che di fra Michelangelo e Klimt, insomma c'era qualche cosa che è nella natura e dalla quale lui cercava di cavare, come fa lo scultore, la sua opera. Questa è un'opera in legno, intanto tratta da un tronco, come noi possiamo vedere ci sono ancora le tracce del tronco, qui si vede. La scultura tratta dal tronco cosa comporta dal punto di vista tecnico? Comporta la limitatezza in un certo senso dell'opera, nel senso che noi dobbiamo fare entrare, iscrivere l'opera dentro questa massa, non possiamo andare al di fuori, per cui qualora noi volessimo ampliare l'opera stessa dovremmo aggiungere dei pezzi e poi vedremo, c'è una tecnica che ci permette questo, in questo caso è il tronco scolpito così com'è. Quindi si adatta, diciamo, l'opera alla scultura, al tronco che abbiamo a disposizione. Questo è un tronco di noce da cui ho ricavato quest'opera, e il cui significato è la violenza sulla donna, è abbastanza esplicito. E difatti si intitola Prevaricazione, cioè quest'uomo che in qualche maniera simbolicamente abbira questa donna per i capelli e quindi la maltratta. Quindi è un momento in cui io voglio fare trasparire questa tematica della donna sempre vista come una essere da sottomettere, da tutti i problemi che sappiamo rispetto a queste problematiche. La Daphne, come sappiamo, come ho già spiegato, è una delle opere mie più significative, più intense. Ma è nata così, quasi in un pomeriggio, in un mezzo pomeriggio, nel senso che mi trovo a Palermo, avevo appena finito l'accademia, da un anno circa. E mi trovavo lì in una casetta che avevo in affitto con altri studenti, e da studente si sa, si gioca sempre, si scherza. Avevamo appena finito di pranzare, si scherzava un po', loro sono rimasti, gli altri studenti, a scherzare, a giocare, chi a studiare, chi a fare, insomma, ognuno le proprie cose in una stanza. E io nella stanza adiacente, dove avevo una sorta di piccolo laboratorio, ho iniziato a scolpire questo pezzo di legno che avevo trovato così nelle campagne, questa radice di ulivo. E ricordo che l'ho fatto in circa 3 ore. Avevamo finito di mangiare, di pranzare all'1, e alle 4 già la scultura era pronta, nel senso che questo però è dovuto a che cosa anche? È dovuto che quando si scolpisce un legno così al naturale, il legno di per sé già presenta alcune caratteristiche, alcune protuberanze, alcune venature che ti stimolano un po' a portare a imitare, diciamo, la forma di un viso, di un qualcosa. Per cui bastarono pochi colpi di sgorbia affinché uscisse fuori questo viso. Quindi man mano usciva fuori questo viso, io avevo intenzione di scolpire tutta la radice a tutto tondo.
Invece poi alla fine finì che, fatto il viso, io ho visto la daffne, il concetto della daffne che si trasforma appunto in l'albero. E così l'ho lasciata. Questo omaggio a Piero io ho fatto ben tre versioni, la prima delle quali sarebbe questa, queste due buste, in cui possiamo vedere benissimo l'omaggio a Piero, sentendo ovviamente Piero della Francesca, è abbastanza esplicito, sia nella forma, nella pulizia, nella geometria, nel rigore assoluto delle forme, sia nella simbologia del quadrato di lei, il tondo di lui, come se lui fosse il sole, lei la terra e così via, lo scambio che c'è fra i due colori, il giallo di lei, il giallo di lui, del sole che passa al blu di lei, e il blu di lei, il puntino appunto nel sole di lui. Queste due figure sono inscritte in un rettangolo, che è il rettangolo aureo, della proporzione aura rinascimentale, per francescana e così via. Noi sappiamo benissimo il Rinascimento come nasce, come si sviluppa e qual era il rigore assoluto che gli artisti mettevano nelle loro opere, soprattutto appunto Piero della Francesca, a cui io mi sono ispirato per quest'opera. Anche i rettangoli del supporto, chiamiamolo così, sia il rettangolo verticale che quello orizzontale, sono anch'essi in rapporto aureo. Questo proprio per sottolineare, per dare valore a questo momento di assoluto rigore della forma, assoluto rigore dello spazio. In asse con quest'opera, quindi un asse che passa perfettamente al centro del tunnel, abbiamo la terza versione dell'opera stessa. Io ho fatto una versione in cui le figure diventano intere, non soltanto i busti, ma la figura tutta intera, sempre in terracotta. Queste due opere, questa versione in terracotta, poi ultimamente, un anno fa circa, l'ho sviluppata in legno, che la vediamo in fondo al tunnel, e quello diventa il momento centrale di tutto. Quindi questo rapporto fra i due momenti diventa per me fondamentale, perché sottolinea e valorizza il concetto di rigore, di centralità, di simmetria. Allora lui faceva delle cose che erano una naturale mitologia, cioè c'era un senso panico della realtà, della campagna, dei contadini. La forma del collo, che non può essere una piramide così, deve essere una cosa più in cui tu già abbozzi i muscoli e così via. Capisci? Così. Abbozzi le clavicole, tutta la cintura è scapolare, che come sai è fondamentale in questo caso per strutturare bene la testa. E valga per tutte, ragazzi. Guarda come la testa, piglia la testa e riportala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui è pronto, diciamo, soltanto un po'. L'elogio che gli si può fare è di essere passato indenne attraverso il liceo e l'accademia. Il suo rivivere la storia della scultura è nativo, immediato, senza filtri o schemi. Si direbbe guidato dalla materia più che dalla memoria, o semmai da una memoria ancestrale, remota.
E questa è una delle ultime opere. È in legno assemblato, legno decipresso, vuoto all'interno. Questa cosa è importante perché il fatto che sia vuoto comporta che intanto l'opera è leggera quando noi la trasportiamo e poi è più dinamica anche come opera in sé. In certe parti, come in questo caso, addirittura il vuoto si intravede. Se uno guarda da qui, vede il vuoto dentro. Quasi tutte le mie ultime opere sono in legno di cipresso, perché il cipresso è un legno molto resistente nel tempo, in quanto questa resina è una resina di per sé contro i tarli. Questa tecnica permette non solo di espandere la figura come si vuole, ma anche di, ove possibile, ove la forma lo permette, la massa lo permette, di realizzarla cava internamente. Difatti, se noi la vediamo da dietro, la parte interna è vuota. Questo esce perché praticamente rappresenta il costato, la parte laterale del torace. Quindi qui occorreva che il legno si estendesse fino a dietro. Quando poi scolpirò la parte posteriore, aggiungerò un pezzo di legno qui, dello spessore di 8-10 cm, poi un altro pezzo e così via, a chiudere. E quindi al centro lasceremo il vuoto. Si teorizza troppo sull'arte, ma si fa poco. E non parlo del fare in quanto scultura tradizionalmente intesa, scultura tradizionale, figurativa, legno, marmo, materiale nobile, bla bla. Parlo proprio di fare in senso lato. Anche l'installazione che facciamo oggi si deve fare in un certo modo, quindi c'è una capacità di vedere e di fare. È il momento proprio del parto, del grido della donna che partorisce, e quando la donna partorisce grida, no? E che è un grido di dolore ma di gioia nello stesso tempo, ovviamente. E quindi questo è il momento in cui nasce, quindi il bambino cade giù e lei non si tiene la testa perché è disperata, ma perché questo momento di gioia e dolore nello stesso tempo. Apologia del silenzio. Questa è un'opera a cui tengo tantissimo, perché ritengo che oggi noi sappiamo più parlare che ascoltare. Qui c'è la figura nuda che poi stranamente si trasforma in panneggio e non c'è il confine. Preferisco invece che l'opera nasca così, che sfumi, ci sia questo sfumato tra il panneggio e il nudo. E questo mi crea anche, quando c'è la presenza del panneggio, mi crea una tensione superiore rispetto al solito, nel senso che il panneggio fatto in questo modo e fa trasparire le parti dure del corpo, le parti ossee, che sono la cresta iliaca, alcune parti che creano questa tensione verso l'esterno, cioè la massa si espande verso l'esterno. Quindi c'è una compressione ma una esplosione allo stesso tempo. Questa tensione tra la forza interna che tende verso l'esterno e la forza e lo spazio che circonda la scultura stessa. Poi ovviamente queste sono cose, a proposito di parlare o meno, sapere ascoltare più che saper parlare, è una cosa molto relativa, nel senso che questo che io sto dicendo si deve sentire, cioè deve essere l'opera a trasmettere questa sensazione al fruitore. Guai se se questa sensazione la si percepisce perché l'autore ne parla, la si deve percepire perché l'opera la trasmette. Non so che almeno una rete, se poi vedete lì, usavamo facilmente, adesso non ne vedo di più, proprio per questa ragione. Se l'hai chiuso? Eh? Manca? Mi manca? Mi manca? Mi manca? Mi manca? Mi manca? Arrivederci. Grazie, professore.
C'è qualcosa di religioso, di votivo, come se le forme condizionate dalla materia, dalle venature, dai nodi e dai colori del legno e della pietra, nascessero da una condizione di religiosa solitudine e comunione e si formulassero come grandi domande senza risposte. Inutile dire che stiamo pensando al leopardiano canto del pastore. E insomma, mentre la scultura arranca tra mode e sperimentalismi e in mode e sperimentalismi si nega e dissolve, ecco uno che in solitudine, nella remota campagna siciliana, religiosamente, come propriamente si addice alla scultura, la riscopre. E viene da pensare a quel che Cecchi diceva di fronte alla vittoria di Samotracia. Un genio slaccia una fibbia e il mondo appare diverso. E i cretini, invece... E non si vuole dire che il giovane Rizzuti si possa già dare per genio, ma è certo che il genio della scultura arrivi alle sue cose.